Il mio rapporto con la Sicilia è molto controverso. È evidente che la Sicilia è la parte più bella dell'Italia. È anche evidente che io mi sono trovato in situazioni di grande euforia e di grande malinconia. E mi sono occupato di cose importanti. Ho riabilitato il sito di Piazza Armerina ed è stata un'impresa nobile e quasi compiuta. Ho fatto la rivoluzione in un paese dimenticato che era Salemi e sono stato vittima di una falsa antimafia che ha bisogno di inventarsi la mitologia e la leggenda di una mafia che non c'è più, riducendo un paese in miseria, in abbandono, dopo che era stato per più di 2 anni sugli scudi in tutto il mondo. Era una grande idea che ripartiva dalla città di Salemi con la sua antica gloria risorgimentale. E poi ho fatto l'impresa forse più importante nella in decorazione e nella edilizia religiosa, perché quando è stata ricostruita la cattedrale di Noto, io ho voluto che essa fosse ridecorata, ridipinta e con gli arredi, le sculture, la Via Crucis, l'altare, fatti secondo uno stile coerente con il ricostruito barocco dell'architettura. Quindi sono riuscito con molta fatica a fare cose positive e memorabili. Nondimeno, vediamo ogni giorno che non c'è lo Stato in Sicilia e che bande attraversano l'isola e sono indifferentemente criminali o uomini d'ordine, ma con lo stesso obiettivo di dominare fuori dalla legge la Sicilia attraverso commissariamenti, attraverso indagini insensate, attraverso incriminazioni legate ai Rolex, qualcosa che rende impossibile immaginare un percorso coerente in Sicilia. E quindi ho pensato di candidarmi presidente della regione, l'ho detto, e poi di giorno in giorno, benché io abbia preso dirigenza in Sicilia proprio per fare questa impresa, le mille ragioni e tutto quello che rende improbabile, difficile, pericoloso, tra criminalità e falsa giustizia, vivere in Sicilia, mi ha indotto lentamente ad abbandonare questa idea. Nel frattempo però ho accettato la proposta di alcuni amici di essere l'assessore alla cultura e al turismo delle Eolie. Ho fatto male? Ho fatto bene? Certo, questo mi dovrebbe indurre a tornare in Sicilia, che è il pensiero più giusto che può avere un uomo. Tornare in Sicilia è come tornare all'origine di se stessi, dove tutto è nato. Quindi qualunque luogo della Sicilia è un ritorno, è nostalgia. Ritornare alle Eolie è qualcosa di ancora più radicale. E poi le Eolie sono un luogo di felicità in cui non c'è la memoria della violenza, della corruzione, del male, della mafia. Sono un'isola del sogno, sono un luogo che esiste ma non ha le stesse componenti tragiche e piene di chiaroscuri della Sicilia. Le Eolie sono un'isola nell'isola, sono un'isola che non c'è se pensiamo alla Sicilia e che c'è se pensiamo a un altro mondo. Quindi sono una realtà così legata alla pura felicità che bisogna pensare ad alcune situazioni analoghe come Capri e come Taormina, che vivono indenni in una realtà degradata e terribile, e non portano il loro nome l'impronta del male, della mafia, della criminalità. Le Eolie sono questo, quando uno pensa a Padarea, pensa a una luce assoluta, a un mare senza fine, pensa a una natura incontaminata, pensa alla felicità selvaggia. E quindi occorre potenziare il mito delle Eolie. Mentre la Sicilia non è riuscita a concorrere con le Baleari e con le isole molto fortunate per il turismo, perché il turismo in Sicilia è mortificato e umiliato ed è di gran lunga inferiore a quello di isole grandi altrettanto, ma molto meno ricche di proposte, di offerte, di luoghi. Le Eolie si isolano nell'isola come un luogo dove non esiste, se non nel lungo silenzio della stagione morta, nei mesi in cui sono un sogno lontano e irraggiungibile, in cui non esiste l'ombra del male, sono isole in piena luce.
E allora bisognerebbe immaginare di eolizzare la Sicilia, di far diventare la regione più grande, l'isola più grande, ricca della stessa poesia, della stessa incontaminata bellezza delle Eolie. Le Eolie portano con sé un pensiero positivo. Quando uno pensa alle Eolie pensa alla felicità, quando uno pensa a Panarea pensa al divertimento, quando uno pensa a Filicudi pensa alla solitudine, quando uno pensa a Salina pensa a un luogo dove si può vivere anche in tutto l'anno, quando uno pensa a Lipari pensa a un'isola grande con un museo bellissimo. Quindi il mito è realtà nelle Eolie. Quindi il sindaco che mi ha fatto questa proposta avrà evidentemente una serie di soluzioni o di ipotesi pratiche per rendere più vivibile, per rendere meno difficile la vita nell'isola anche nelle stagioni, nelle brevi stagioni morte, perché poi le Eolie possono vivere rispetto alla Sicilia anche 7 mesi all'anno, possono cominciare a vivere da marzo fino a ottobre. Quindi hanno una tenuta più lunga, portano con sé il fascino della bellezza, della leggenda e del mito anche in una stagione altrove morta, per esempio per Cefalù e per altri luoghi non lontani e bellissimi come Capo d'Orlando. Le Eolie sono il mito. Io credo che occorra che una persona che viene coinvolta in un'impresa politica sia testimone di un luogo di felicità, lo è stato Armani per Pantelleria. Ecco, manca, e questo io posso essere, il testimone della grandezza delle Eolie nella dimensione del sogno, della dimensione legata a una condizione così primaria, così naturale, così lontana dalla storia e dalla corruzione del tempo, da far dimenticare la Sicilia vicina e anche la Calabria. Tra Calabria e Sicilia le Eolie si isolano come un luogo di felicità e non di male. Il male è intorno, lì c'è il bene, lì ci sono ancora gli dèi. Ecco, dobbiamo riportare gli dèi nelle Eolie e far sapere che lì abitano gli dèi. Io credo che questo sia il mio programma, come applicarlo, cosa portare. Intanto non chiudere i musei di Lipari, per esempio, la domenica. Voi sapete che il museo di Lipari è chiuso la domenica? Voi sapete che mi sono incazzato e ho chiamato il mitico Crocetta e gli ho promesso un Rolex se mi teneva aperto il museo di Lipari di domenica? Vi pare possibile che di domenica sia chiuso il museo di Lipari? Tanti Rolex e i musei aperti. Questo è il mio programma.